Questo programma è presentato da Santal, il sapore della frutta. Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. NR Nicola Raccuglia, abbigliamento sportivo, via Vestina 660 a Montesilvano. Abbiamo vestito la storia del calcio, ora vogliamo vestire la tua storia. Galleria Arte Pentagono, ci trovi in via Nazionale Adriatica Nord 15 e in via Trento 20. Arte Pentagono, l'arte per tutti. Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro, via Prati 12/3, Pescara. VIP Laundry, la lavanderia dello sport, calcio e non solo, via Lancianese, angolo via Fusilli, Pescara Colli. Scopri l'offerta dedicata al calcio WISP, VIP Laundry, lavanderia a domicilio, Pescara e oltre. Ferramenta Fratelli di Donato, via Mulino del Gioco 48, Marina di Città Sant'Angelo, a 100 metri uscita autostradale, Pescara Nord. Ferramenta Fratelli di Donato, solo da noi trovi quello che cerchi, dal 1985. Puntata che parte subito, eh? In risate, puntata 206, numero 6 di questa stagione. Sul velluto, pensavo partire la puntata 200 per facilitare il conteggio a Riccardo. Il problema sarà dopo le 10 inizieranno le dei piedi, poi speriamo poi che andare. Partirà lui. Queste puntate incredibili di 80° minuto. Sponsor, mega sponsor WISP Magazine, vuoi presentare gli ospiti? Abbiamo oggi due protagonisti di questa settimana, il mister di una squadra sempre più in crisi, il Calangini, abbiamo con noi Michele Galanti. Buonasera Michele. Salve, buonasera a tutti. Abbiamo parlato un po' dietro le quinte appunto di questa crisi che attraglia un Kral che davvero è al comando, a sorpresa proprio un'altra squadra, che avremo poi modo di parlarne, ma abbiamo anche il capitano di una formazione della Caritteria che questa settimana si è divertita a mettere lo sgambetto all'ex ormai capolista che era lo Spartak. Abbiamo con noi il capitano dell'Utopia Papa, Mirko Venturini. Buonasera Mirko. Buonasera. Direi che come i più consueti dei programmi possiamo leggere con la lettura dei risultati della massima serie. Vuoi sapere cosa è successo in serie? Io lo so, tu non lo sai. No, perché io mi sono esiliato dopo la partita della mia squadra. Si può dire che giochiamo ambedue. Che giochiamo giochi, poco. Che giochi. Ambedue, ti hanno già tagliato. No, io spero di rientrare presto. Allora, in Serie A, nella quarta giornata di questo campionato scoppiettante, la DL Pescara United impatta 2-2 con la zona 97, ancora sorpresa la zona che sta stupendo, Kral Angelini 4, Tiki Taka 1 del Big Match, una incredibile, una crisi, 4 gol al Tiki Taka del Kral, Atletico Ponzio 0, Nautilus 3, 0 Stile Sporting 1-0, Atletico Giama 1, Coalpi Soccer 8, AST Adriatica 1, Ortona City 7, Serie B, diciamo, quest'anno sono impegnati più in Serie A che in Serie B. Prosacco 0, Nocciano 1, ha riposato Legocas Pescara Colli. Questa settimana non ha perso, non ha perso, no. con Mirko Pennese. Noi invece 0 Stile vinceremo anche in riposo, eh? Abbiamo con noi, diciamo, appunto della gara di cartello con il Calangini che si è imposto 4-1 contro il Tiki Taka. Abbiamo con noi Michele Galanti, mister di un Kral Angelini che anche questa settimana ha dimostrato sul campo di avere seri problemi dentro il perimetro di gioco. 4-1, leggendo il punteggio, doppietta di Fragassi, doppietta di Dipenti, ma si può dire che la vittoria di questa settimana ha comunque messo in chiaro alcune cose, oppure ci rifugiamo dalle solite frasi, è stata la fortuna? Stupisci questo? No, vabbè, la fortuna sul 4-1 non esiste, secondo me. E mi collego anche alla, così rispondo un attimino a quel dirigente del Pescara Colli della puntata precedente. Del Pescara Colli Ecocas, non mi ricordo chi è. Quel dirigente. Ti ricordiamo, gioca con tuo fratello, diciamo subito. Quanto è trasparente e familiare questo, questa categoria. Che diceva che si odia come tu e tuo fratello, che non parlate. No, cambiamo loro squadre per. E niente, che aveva, non è rimasto impressionato, no, assolutamente, perché insomma voleva vederci contro squadre atleticamente più competitive.
E il Tiki-Taka è una squadra che si allena, ha fatto la preparazione pre-campionato, una squadra composta da fior fior di giocatori. Vi dico solamente che in attacco lunedì avevano Di Farias, Del Gallo e Cignelli, più una serie di D'Alessio, eccetera, eccetera, eccetera. E la forza nostra è, sicuramente non è l'aspetto atletico, perché per problemi nostri purtroppo ancora non riusciamo ad allenarci. E immagino se potevamo allenare, quindi Mirko Pennese si è preso il blotto del Kral, poi il Tiki-Taka che ha saputo che il motivo della prestazione del Kral è stato appunto l'intervento di Pennese la scorsa settimana, quindi ottimo, grande Mirko, grande Mirko. doppio colpo con un solo intervento, e diciamo che Mirko è per la prima volta venuto qui con noi, sì. Vediamo se riuscirà a tornare in più, quindi diciamo presto. 4-1, a questo punto chiediamo anche un parere su questa grande sorpresa, per andare a vedere poi anche i servizi filmati di questa settimana, una 0 stile che staziona a quota 10, poi leggeremo anche la classifica, al comando con il Cravangini. Ti aspettavi una 0 stile di Mister Bitocca a questo punto di campionato? Sì, non è vero. Sì, assolutamente. Ma c'è un mio giocatore provinciale che controlla tutte le formazioni, tutte le cose, che ha pronosticato il quarto posto nostro. Il primo posto è il vostro. Chiaramente. Quindi voglio dire, lui che sta sempre lì a controllare le prestazioni e cose, ha pronosticato lo zero stile come vincente del campionato. Quindi zero stile al comando per ora, e anche alla fine chiedo scusa a tutti per questo primo posto, e soprattutto per essere accostato al Kral primo, cosa che non si ripeterà già dalla prossima partita. Vi assicuriamo sani 0 punti nelle prossime due partite. Quindi dopo Bitocca firma questa conferma. Dopo la promessa di Riccardo, penso che prima di spostarci poi sul campionato valento con il nostro ospite Mirko Venturini, a questo punto conviene forse lanciare i servizi della massima serie con la vittoria a sorpresa del Nautilus 0-3 a domicilio da Diego Ponzio, con gol di Gerardo Pace che mancava. Segno della croce, che risponde pienamente appunto a questo exploit del Bomber ex grande Osako e zero stile, 12 reti nella massima serie, e quindi insomma il suo perché. Poi le interviste realizzate dal buon Riccardo Di Virgilio al match winner Chiacchiaretta della sfida tra zero stile Sporting e al portierone Paolo Di Clemente, dove è stato fatto chiaramente c'è stato degli interventi un po' mirati. La scaramanzia non è proprio il vostro forte, quindi buona visione, ritorniamo tra poco. Di Clemente, zero stile, batte Sporting 1-0, partita soffertissima, sei salito tra i protagonisti, Ferraresi ha detto possiamo tirare fino a domani mattina, non segniamo mai, cosa è successo oggi? Beh, diciamo che quando il portiere avversario è migliore in campo qualcosa di strano c'è, quindi abbiamo sofferto tantissimo. Complimenti allo Sporting, una grande squadra, gli sta girando male, questa sta girando bene a noi, stamattina sofferta perché tanto comunque... gli tifosi. Comunque abbiamo espresso più che un buon calcio tanta fisicità e niente. Sì, una zero stile che magari sul gioco non è mai stata tra le protagoniste quest'anno, non ha mai impostato la manovra, ma al momento è una squadra che ha fatto 3 vittorie e un pareggio. Questa zero stile, dove vogliamo arrivare, insomma? Ma chiaramente puntiamo a vincere il campionato, come, cioè non ci nascondiamo dietro a nulla, però è chiaro che... Zero punti nelle prossime due partite, però è chiaro che sì, non siamo magari eccelsi nel gioco del calcio, però ce la mettiamo sempre tutta, il vecchio cuore zero stile non molla mai, quindi sappiamo. Grazie Paolo, oggi assolutamente migliore in campo, grazie. E in bocca al lupo per la prossima papera. Crepi, grazie. Allora, il Chiacchia esordio con gol, partita oggi, grande prestazione per uno dei neoacquisti. Tu che sei entrato in punta di piedi, hai preso anche il virus della cacca brutta oggi, un esordio che non ti aspettavi forse, o sì? No, assolutamente no, non mi aspettavo neanche di iniziare, visto che sono stato male una settimana e la scorsa partita purtroppo l'ho dovuta saltare, ho saltato 2 anzitutto.
però non me l'aspettavo, il mister mi ha dato fiducia, poi l'infortunio di Vincenzo ha costretto a un cambio e da esterno sono passato a fare la punta, cosa che non ho mai fatto. È andata bene, abbiamo andata bene, la squadra ha fatto una partita incredibile, veramente una squadra vera con la V, squadra con la S maiuscola. Tu che hai vissuto anche un po' un extra time con questa squadra. Sì, è una squadra veramente... Non credevo di trovarmi così bene dal primo giorno. Il primo giorno già me l'hanno fatto sentire a casa e questo diciamo che è un regalo per la loro accoglienza. Squadra che mercoledì si aspetterà pizzetta e birra ovviamente per la tua. Beh certo, cercherò di non mancare e di farli felici anche sotto il punto di vista. Due paroline per questo Sporting che oggi comunque ha giocato un'ottima partita, un po' sfortunato. È una partita che fondamentalmente noi abbiamo vinto col cuore, loro meritavano sicuramente qualcosa in più, anche se poi alla fine le occasioni da gol veramente importanti le abbiamo forse avute noi. Loro due punizioni incredibili, che dove Paolo è stato veramente insuperabile, però le occasioni veramente a tu per tu, forse quelle più importanti in contropiede le abbiamo avute noi, però loro sono veramente un'ottima squadra, noi siamo stati anche bravi ma soprattutto fortunati, perché c'è da rendere merito agli avversari, forse il pareggio è stato più giusto, va bene così. Grazie chiacchieretta, in bocca al lupo soprattutto per l'extra time. Grazie mille, un saluto a tutti, amici Zero Stile. Agli ordini del signor Potenza, un cinico Nautilus porta a casa una vittoria di platino nella tana dell'Atletico Ponzio, 0-3 pesante quello inferto dal sottomarino al sodalizio del presidente Listorti, punizione forse troppo severa nel punteggio ma ospiti che dimostrano e come di avere le carte in regola per potersi giocare la salvezza. Le riprese realizzate da Francesca Morgillo ci regalano subito la prima emozione, disimpegno farraginoso del Nautilus che regala palla ad Alvarez, il numero 8 non ci pensa due volte e spara a verso la porta con Bernacchia che rimedia tornando subito in posizione. Ottima trama offensiva orchestrata dalla Ponzio e ricamata da Chilla al 20°, tuttavia Bernacchia abbassa la saracinesca su un preciso diagonale scagliato dal lato corto dell'area di rigore. L'ultimo squillo prima dell'intervallo nasce da una punizione di De Angelis, ma sugli sviluppi fa muro la difesa locale di Blancos. Nel secondo tempo sono i calci piazzati a generare gli unici sussulti, senza tuttavia riuscire ad impacchettare occasioni degne di questo nome. Serve un episodio o un errore per sbloccare la situazione di stallo e la difesa dell'Atletico Ponzio piazza anche il fiocco sul pacco regalo offerto al Nautilus. Del Ciotto è caparbio e cinico nel propiziare e concludere l'azione, Milone è lucido nell'assist ed ecco che lo 0-1 è presto fatto. Tripudio per il sottomarino al minuto 56 mentre la Ponzio protesta per una presunta posizione di offside e per una spinta di Del Ciotto sul difensore. Lo 0-1 è però nel tabellino ed un indemoniato José Dario Alvarez suona la riscossa della Ponzio, quella provvidenziale diagonale di Ciaccio che vale tanto quanto un gol. Difese altissime e schemi saltati a caccia dei rispettivi obiettivi e basta un rinvio di Bernacchia per mandare in porta palla di Netti, il cui pallonetto da morbido si tramuta in timido e finisce sul fondo. Dario Alvarez è il più propositivo tra i Blancos, ma nella mischia non riesce a regalare forza ed incisività alla conclusione sotto porta. Sul versante opposto, Gerardo Pace sembra perdere il controllo, ma il numero 27 delizia la platea con sombrero, dribbling ed assist che Del Rico per poco non tramuta nel raddoppio. Lo 0-2 è però solo questione di tempo, minuto 81 e le parti si invertono, con Del Rico che si invola solitario ed offre a Pace i più comodi dei palloni. Il centravanti ex Zero Stile, Prosacco e Pentagono ringrazia e sigla il punto della sicurezza. Nel finale la punizione diviene pesantissima per la Ponzio, con Del Rico che danza sul pallone e trafigge così Mati per la terza volta. Finisce così, Nautilus in estasi, punizione invece durissima per una Ponzio che forse non meritava un passivo simile. Le interviste al termine della sfida di Francesco Marzoli. Salve a tutti, siamo con il signor Giovanni Bernacchia, portiere della Nautilus. Buonasera a tutti. E volevamo chiederle qualche impressione su questa partita appena disputata. Ma l'impressione è super positiva, ha fatto una partita eccezionale, i complimenti a tutta la squadra e anche agli avversari naturalmente. Abbiamo fatto una partita ottima su tutti i punti di vista, tattici, agonistici, e direi fenomenale.
Ok, abbiamo visto appunto che vi siete ripresi dopo lo scivolone con lo zero stile, quindi diciamo che state imbroccando una buona strada? Ma io direi che abbiamo imbroccato la buona strada già dalla prima giornata. La partita con lo zero stile, abbiamo perso una partita, direi bene, persa, però potevamo sicuramente portare a casa almeno un pareggio perché le occasioni le abbiamo cercate, ma quella è una partita scorsa. Per il resto la strada l'abbiamo presa e direi ottimamente, dobbiamo continuare così, anzi dobbiamo dare di più ogni partita, dobbiamo entrare in campo e dare il 500% ogni partita come stiamo facendo ora. Va benissimo, noi la ringraziamo. Grazie per questo breve intervento e le auguriamo un in bocca al lupo per il proseguimento. Grazie. Saluti, salve. Ciao. Salve, siamo qui con il signor Sergio Ponzio, allenatore dell'Atletico Ponzio. Buonasera, salve a tutti. E qualche impressione sulla partita appena disputata? Beh, vabbè, 3-0 ci penalizza oltremodo. Purtroppo siamo una squadra che aveva ambizioni anche di classifica, di fare un campionato tranquillo, di metà-bassa classifica, per carità. Siamo una squadra neopromossa. Purtroppo succede che sbagliamo, al primo errore che facciamo ci castigano e dopo spegniamo la luce e non riusciamo più a recuperare le partite in corso. Diventiamo disordinati, perdiamo la testa, proprio come abbiamo un blackout incredibile. Purtroppo sono 4 partite, 0 punti. Siamo demoralizzati, niente da dire. Questo è. E purtroppo, come abbiamo visto, possiamo anche dire che magari uno dei problemi principali potrebbe essere la mancanza di concretezza sotto porta. Sì, beh, soffriamo molto, siamo una squadra veloce ma non fisica. Siamo un po' piccolini, devo dire la verità. Davanti ci manca un centravanti sfondamento vero e purtroppo non ce l'abbiamo e dobbiamo prenderne atto. Speriamo in futuro, cambieremo un po' il modulo, vediamo un po'. Certo, il morale non è al massimo adesso, 4 partite, 4 sconfitte, non giochiamo male, poi al primo errore ci castigano e finisce lì, non abbiamo modo di recuperare, niente da dire. Lo sviluppo del gioco c'è, ma non concretizziamo davanti. Va benissimo, noi la ringraziamo per questo breve intervento e le auguriamo un in bocca al lupo per le prossime. Speriamo bene. Ok, abbiamo visto appunto i servizi, si scherza, di studio, abbiamo visto anche la scelta dei due soggetti intervistati della 06, due begli uomini. Non se Mariano la macchia. Purtroppo ha firmato un contratto con la rivista Vera e quindi non può più essere della zero stile, ma con questi due personaggi cerchiamo di prendere quel target femminile che manca in questa trasmissione e che andremo ad arricchire in futuro. Andiamo a leggere questa classifica incredibile di Serie A: Clan Angelini e Zero Stile prime a quota 10, DL Pescara United 8, Qualpi Soccer, Tiki Taka, Vecchia Guardia Nociano 7, Ortona City, Nautilus 6, La Zona 4, Prosacco, Atletico Giama, Sporting ed Ecogas 3, Adriatica e Atletico Ponzio a 0. Non ci resta ora che leggere anche i punteggi della Serie B, anche qui quarta giornata: Cugno di Virtus Penne 2-0, Pina Montenegro 1-1, River United, Pescara City 0-1, Amatori Foro, Villarale 1-2, Pentagono, Pescara 79 3-1, Palfino Low Football, Atletico Villanova 0-2 e l'Utopia che si impone 1-2 a domicilio dello Spartak, classifica che vede la Pentagono sola al comando a punteggio pieno a quota 12, 9 punti per Utopia Pub, Spartak e Pescara City, Pescara 79, Atletico Villanova e Villarreal a quota 7, 6 punti per Amatori Foro, 4 per Cugnoli in Montenegro, 3 punti per River e Virtus Penne, 1 punto per il Pina e 0 punti per il Balfino Lob Football. Abbiamo in studio Mirko Venturini, abbiamo letto i risultati della Serie B. Utopia Pub allenata da Gianluca Innamorati e dal presidente, il padron Lucio Marsella. Una partita tiratissima, quella appunto di lunedì sera contro lo Spartak. Tu hai i gradi di capitano appuntati sul braccio sinistro. Diciamo che le vostre partite non lesinano mai emozioni. Vi aspettavate comunque una prestazione di questo genere, soprattutto perché la vittoria è arrivata anche in inferiorità numerica.
che avete giocato veramente quasi un tempo in 10 contro 11, quindi buon per voi, può essere questo, diciamo, l'incipit di una grande rimonta e puntare in alto. Sì, noi partiamo dalla base che siamo una famiglia, quindi siamo 25 persone, dove chi va in tribuna è il primo a arrivare al campo il lunedì, ed è la cosa fondamentale, dove non c'è nessuno che non gioca che sta arrabbiato, che è arrabbiato perché non gioca, ma magari non è quella negativo, che magari si porta durante la settimana, no? Quella voglia di... Perché il presidente Lucio vizia i propri giocatori con litri di birra, quindi anche io sarei felicissimo di stare in tribuna. Esatto, Lucio Marcello. Esatto. È arrivata appunto una vittoria importante questa settimana. Gianluca Navarro, io ho il piacere di vedervi anche comunque durante la settimana, perché dividiamo il campo con il Pescara City in quel di Zanni. E si vede Gianluca Navarro, per uno esterno che magari non conosce né la categoria né comunque i metodi di allenamento, è uno che vi martella abbastanza, nel senso, a livello non solo atletico ma anche tattico, si perdono tra virgolette quasi si perde quasi 30 minuti per fare delle cose, diciamo, che poi devono essere ripetute all'interno del rettangolo di gioco. Si può dire che, visti i risultati di questa settimana, il mister sta operando bene. Sì. Non trascura nulla. Dopo, a volte siamo più bravi, a volte meno, a fare quello che ci chiede, però va bene così. Un dobbiamo fare, che purtroppo la scorsa settimana per voi è stata un po' deleteria. Abbiamo fatto un caloroso in bocca al lupo a Daniele Lorino, ne approfittiamo anche per farne un altro a Benedetto Tognoli, che anche lui purtroppo è uscito malconcio da questa settimana, quindi in bocca al lupo a tutte e due per un pronto rientro e buona guarigione. Non ci resta però adesso, prima di parlare di calcio mercato con mister Galanti, mercato in uscita, in entrata, l'ho detto tra di noi, direi che il tempo è maturo per la nostra grande novità, che la scorsa settimana ha praticamente riscosso consenso a casa. In studio sono stati un po' meno bravi, no? Sì, con una e due come punteggio maturato, quindi non è facile, siamo severi. No, siamo severi, quindi puoi partire, quindi, già con la prima domanda. Vogliamo chiamarlo il 80° minuto challenge quiz? Come vuoi. Sì, è una serie di domande che facciamo ai nostri ospiti, ovviamente anche per mettere in difficoltà, giustamente. Cioè, noi ci nutriamo delle difficoltà altrui, una classifica che verrà poi stilata, ancora abbiamo capito cosa far vincere, lo stiamo cercando di strappare 1000 euro dalla vista a disposizione per cose futili. Bocca al lupo. Parto io la prima domanda, allora. Quindi io farò la domanda e poi mi rispondete una delle quattro risposte, un po' come il quizzettone che faceva quello smilzo di Gerry Scotti. Qual è stata la prima formazione Wisp Pescara a vincere un titolo italiano? Roxy Bar, AF Urbano, Affissioni Urbano. CTV o Quelli della Notte? Quelli della Notte. Esattamente la Fissione Urbano a vincere, quindi la prima domanda l'avrei saputo neanche io. La Fissione Urbano che vinse nel lontano. Nel lontano non lo dire, perché è oggetto della prossima domanda. Ah, bene. In quale anno la Fissione Urbano ha vinto il tricolore Wisp Over 35? 40. 1999, 2000, 2001, 2002? 99. 2000. E siamo 0-2. 2001 mi sembra la formazione Over 35, dove c'erano Enrico Bora e Sebastiano Melideo, quindi due grandi bandiere. Non facile. Vai con la terza domanda. Vai con la terza, perché io credo in voi. Quante coppe nazionali sono state vinte da squadre Wisp pescaresi? Coppe nazionali si intende quella che era chiamata prima Coppa di Lega, non so, la Coppa Italia del mondo Wisp, che il Kral ha avuto il merito di partecipare due anni fa a Montecatini, e forse parteciperà anche, ha maturato il diritto di partecipazione anche nel 2019. Ci andiamo. Quindi, prima domanda: quante coppe nazionali sono state vinte da squadre Wisp pescaresi? 1, 3, 5, nessuna. 3, 5.
E la risposta è 5, incredibile, un punto. Non sono facile. Allora, qual è stata la prima formazione pestarese a vincere la Coppa Nazionale WISP? Vittorio Campobassi Junior, che corrisponde all'attuale CTV, Pro San Donato, Quelli della Notte o Ecogas? Tostissima. La prima, che non mi ricordo il nome. Vittorio Campobassi Junior. San Donato. Ed è il Vittorio Campobassi Junior, che attuale CTV è ovviamente in coda, c'è cioè la quinta domanda, siamo 1-1, siamo 1-1, quindi in media con gli ospiti dell'altra settimana. Sì, come con la scena si passa in vantaggio. Quinta e ultima domanda: in quale anno la squadra di Spinozzi, quindi il Vittorio Campobassi Junior attuale CTV, vinse a Sportiglia, che era il famoso ritiro degli arbitri, esatto, che si andava dove si a giocare. 2000, nel 2001, nel 2002 e nel 2003. Oh, nel 2003. Sì, sono tutte O, ma io ho voluto. Questa la sapevo. 2001. Dal 2000 al 2003, cioè tu. 2000. 2003. E la risposta esatta è 2003, colpo di scena. E tanto abbiamo anche una fotografia della vittoria di CTV nel 2003, dove si riconosce un irriconoscibile Francesco Mimola, quindi attuale mister della Atletico Giamma. Quindi insomma, questo è stato cattivissimo nelle domande. 2-1 anche questa partite tirate, vedete, sì. 4-0 ce l'hai in alcuni. E quindi verrete aggiornati nel classificone generale, ma sei stato veramente severo questa settimana, posso dirlo, con domande di nicchia vera. Se l'avrebbe male che il presidente si è rifiutato di fare le domande, di compilare le domande, perché ovviamente ricaccerebbe storie del 97. quindi proprio l'assoluta cazzo di caso. Esatto. Visto anche questo blocco che riguarda il come l'hai chiamato, il challenge WISP 80° minuto, sì. WISP Magazine, l'ha chiamato un po' con tutte le senze possibili e immaginabili. Il mister pensa che noi ci siamo dimenticati del calciomercato, non è così. Questa settimana è arrivato appunto il mercato in uscita per il Kral. Mirko Panico ha deciso di intraprendere una nuova avventura con Loreto Pulino in prima categoria. Tenendo presente del regolamento WISP, ha praticamente rinunciato a partecipare al mondo WISP per il resto della stagione. Esatto. Come è stata presa questa notizia e qual è, diciamo, il messaggio che comunque volete inviare a un vostro giocatore che nelle ultime stagioni ha comunque conquistato qualcosa con la vostra squadra? Sì, non dimentichiamo che Mirko è il capitano del Kral da 3 anni, con il quale ha vinto parecchi titoli. Il Kral deve molto a Mirko, perché innanzitutto lui ha contribuito a rinforzare la squadra in questi anni e questo non è poco. È riuscito a creare un gruppo non indifferente e i risultati si sono visti. Ha scelto di rimettersi in discussione e io gli auguro le migliori fortune, perché sicuramente un giocatore che attualmente può fare ancora la differenza in prima categoria, sicuramente, e addirittura anche qualche gradino in più. E ci dispiace enormemente, perché oltre a perdere un giocatore di dubbio valore, perdiamo un amico, io personalmente, ma una persona che nello spogliatoio era ed è importante. Io a Mirko gliel'ho detto, quando vuoi venire a vedere la partita, come è venuto anche lunedì a vederla, nonostante avesse già firmato, le porte sono aperte, perché insomma il Kral è imprescindibile da Mirko. Poi è chiaro che le strade si dividono e quando vediamo, il Kral toglie un pezzo, vediamo un altro. Sì, ho fatto ritardo perché purtroppo, cioè, stava firmando, diciamo, Andrea, sì, Cecchini del no Bonazzoli. No, insomma, quindi scherzi, quindi idoli, quindi Barzani. No, più che altro perché Barzani c'è sempre quella buona, perché dopo allora, quindi, insomma, diciamo che manteniamo il riservo, perché non lo sappiamo neanche noi, lo sapremo comunque penso nei prossimi giorni, quindi un motivo in più per essere aggiornati sul sito WISP Magazine
Parliamo appunto di attaccante, abbiamo con noi Mirko Venturini, nella vostra squadra c'è un centravanti di tutto rispetto, è il Tolo Sorgini che... lo ha preso il Kral, ti mangio. Esatto. Che diciamo, è arrivato in corso d'opera la passata stagione, verso la fine del campionato, quest'anno invece vi sta dando un buon contributo, specialmente davanti. Diciamo che dopo l'exploit delle prime giornate, dove aveva colpito a ripetizione, questa settimana ha messo lo zampino anche nel gol del 2-1, che poi però è stato un autogol a tutti gli effetti da parte dello Spartak. Si può dire che comunque rappresenta per voi un giocatore, so benissimo che adesso risponderai, ma noi con te il gruppo, siamo 25 persone, ci divertiamo. Si può dire che però è un giocatore che all'interno del rettangolo di gioco può spostare gli equilibri. Sorgini fa la differenza. Io lo prendo in giro che gli dico che segna solo nelle partite poco importanti, nei big match non segna, perché contro il Pentagono e contro lo Spartak non ha segnato. In Coppa non c'era. In Coppa non c'era. Quindi Sorgini, il giocatore del giovedì. Sta contento Sorgini. La fortuna è che Mirko Mendese non è in studio, so si può dire anche lui per quante cose di così. Abbiamo parlato appunto del mondo senior, ma questa settimana è partito anche il mondo over 40. Andiamo a leggere i risultati. Partiamo con la Serie A. New Avenue Bar, Edo BB 0-3, Stapler Viro Carmi 1-0, Gran Colometta Posacco Pirotecnico 4-4, Pescara 2000 La Zona Miral 4-1, Real Teate CTV 2-2, Motori Foro Enzo Lorenzo 0-0 per la B, invece ci invertiamo i risultati così. Ma poi sperimentai ancora la nuova formula di Serie A Serie B, che è innovativa dell'Over 40. Atletico Ponzio 0, San Vito 83-0, PSD, che non è il formato che è PDS anche PS, questa volta, errore 2-5 contro il Delfino FR, che sarebbe Franca Villa. Bravo. Pianella DL Pescara United 0-3, Ortona City 4, Pescara Smile 2, Dea Calcio 0, La Romagnola 3 e Wonder 42, Montenegro 0. Due servizi per il mondo over 40, uno per la Serie A, uno per la Serie B, per la massima serie. Sono stato fortunato, Pirotecnico 4-4 tra Real Colonnetta e Prosacco. Meno fortunato sotto il bottino di gol per la Serie B, dove sono andato a prendere l'unico 0-0, il debutto però del San Vito 83 nel mondo Wisp, debutto per l'Atletico Ponzio invece per il mondo over 40. Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione della massima serie Wisp Over 40 sarà scoppiettante. Agli ordini delle signore Laganà, Real Colonnetta e Prosacco scendono in campo al Galileo Speziale di Montesilvano con il desiderio di ben figurare nella nuova Serie A dell'Over 40 Wisp Pescarese. I quarti di finale della passata stagione rappresentano l'ultimo precedente tra le due fazioni ed in quel frangente fu la compagine ospite ad avere la meglio. Il cronometro è azionato da poco meno di 30 secondi, traversone di Giacomo, di Berardino respinge di testa e dal limite D'Andrea fulmina Pier Domenico con un sinistro che si spegne nell'angolino basso. Gara in salita per la Prosacco con Capitan Bora che in due occasioni cerca di suonare la carica. Tante le assenze in casa ospite vista la concomitanza col mondo senior, ma manca anche altro allo Speziale, le bandierine che le custode a gara in corso provvede subito a piazzare. All'undecimo la Prosacco pareggia, Baldin e Morelli affinano ulteriormente una sintonia offensiva mai sopita ed il numero 11 dribbla e spedisce nella guancia del gol del palo lungo la sfera del momentaneo 1-1. Accademia Prosacco al quarto d'ora, azione corale che spedisce Pagliuca davanti a Donofrio, provvidenziale l'uscita bassa dall'estremo difensore del Real Colonnetta. Gli arancioni ospiti mettono la freccia al 21esimo, Renzo Colarossi pennella, Baldin spizza di testa ed il pallone per la seconda volta gonfia la rete difesa da Donofrio. La sfida cambia il senso di marcia, ma D'Andrea fa sfoggio del suo talento, controllo, dribbling e soffice pallonetto che beffa Pier Domenico. 2-2 e giù il cappello dinanzi alla prodezza del numero 15 del Real Colonnetta. Gara bella, intensa, vibrante, Colarossi ricama a centrocampo per Morelli, traversone basso e teso con Di Pardo che compie un prodigio liberando l'area.
D'Andrea ci prova alla mezz'ora con Pier Domenico che sventa il pericolo anche grazie all'ausilio di Pagliuca. Successivamente il Real Colonnetta ha un'occasione colossale. D'Andrea veste i panni dell'uomo assist, ma la conclusione a botta sicura di Di Domizio viene respinta dalla schiena del compagno Saraullo. D'Andrea è praticamente immarcabile, pesca sul secondo palo Saraullo e serve la chiusura di Di Virgilio per evitare il peggio. All'ultimo secondo, prima dell'intervallo, arriva però il punto del 3-2. Corner dalla sinistra di Della Marca e Di Giacomo sale in quota per l'inzuccata vincente. Ad inizio ripresa trascorrono appena 6 minuti e D'Andrea mette il punto esclamativo, assist di Saraullo e tripletta personale per il numero 15 della Real Colonnetta. Sembra ormai una partita chiusa con i locali che accarezzano addirittura il pokerissimo in due occasioni, senza tuttavia riuscire mai a centrare il bersaglio grosso. Mister Di Simone richiama in panca il mattatore D'Andrea, ma la prosacqua accorcia le distanze alla mezz'ora. Angolo di Colarossi e Baldin di testa opera il tap-in vincente ad un metro dalla gloria. Mancano 5 minuti e Chiavaroli lancia in campo aperto Marinoni. Il signor Laganà segnala un offside e Iachini in panchina conquista anzitempo la via degli spogliatoi per una parola di troppo verso il direttore di gara dopo la decisione presa. Fuori gioco che comunque sembra esserci. La prosacco però non è ancora doma e prima Morelli accarezza il 4-4 dopo una caparbia azione in area di rigore. Poi al primo di recupero è Baldin a siglare l'agognato pareggio con una volée di rara bellezza che non lascia scampo a D'Onofrio. 4-4 e tripudio prosacco con Di Giacomo che protesta e viene espulso dal direttore di gara Laganà. Pacifico in panchina fa segno ai suoi giocatori che la partita è finita ed infatti arriva il triplice fischio di chiusura. Gara bellissima e siamo appena all'inizio. La cadetteria del mondo per 40 viene inaugurata dall'anticipo tra Atletico Ponzio e San Vito 83. Il signor Gennari dirige la gara tra due fazioni neofite della categoria over, con gli ospiti in casacca gialla che debuttano per la prima volta nel campionato che promuove lo sport per tutti. I 70 minuti regolamentari non regalano particolari sussulti e la prima emozione è firmata Franco Marcheggiani con un destro che termina oltre la traversa. La velocità di Alessandro Ciamarone è la carta migliore degli ospiti, ma gentile e provvidenziale nell'uscita fuori dal perimetro dei 16 metri. L'estremo difensore Martelli disinnesca in due tempi un traversone di Comignani, mentre sul versante opposto è ancora Gentile ad avere la meglio nel duello in velocità con Ciamarone. Il piazzato di Della Fazia al 20° è troppo telefonato per creare grattacapi a Gentile, ma l'estremo difensore della Ponzio è chiamato agli straordinari 120 secondi più tardi, quando Ciamarone spara un diagonale che salta i riflessi del portiere locale. Prima dell'intervallo sono due punizioni di Marcheggiani a creare scompiglio. Nella prima occasione nessuno riesce ad impattare con la traiettoria velenosa della sfera. Nella seconda la difesa del San Vito 83 fronteggia le conclusioni di Di Giovanni e Guerzoni. Ed è proprio una punizione di quest'ultimo a sporcare il taccuino delle occasioni nella ripresa, con Martelli che controlla il calcio di punizione del numero 17. L'Atletico Ponzio accarezza il gol del vantaggio al 24° quando un campanile di De Benedictis si stampa sulla traversa, con Guerzoni a bissare il conto dei legni con una sassata che lascia impietrito Martelli. Listorti prova a ribadire in rete, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Ancora la Ponzio in avanti, traversone di D'Amico per la testa di Guerzoni. Il numero 17 non riesce però a coordinarsi e spedisce sul fondo. Il San Vito 83 poggia le sue speranze sulle scorribande di Alessandro Ciamarone, fuga del numero 9 sulla destra e diagonale mortifero che bacia la base del palo. Irrompe il subentrato Alfredo Ciamarone, che calcia fuori il bersaglio, rigore in movimento. Gli ultimi assalti sono però della Ponzio, con Guerzoni che cerca gloria personale impattando sul muro giallo-blu. Nel finale un malcapitato traversone di De Benedictis a chiudere la contesa. Pareggio a reti bianche a San Marco, Ponzio e San Vito 83 sporcano solo la casella dei punti.
Benvenuti al secondo appuntamento con la rubrica Top e Flop dedicata ai campionati senior della WISP Lega Calcio Pescara. Dietro la lavagna questa settimana troviamo al terzo posto l'ASD Adriatica e l'Atletico Giama, che subiscono rispettivamente 7 ed 8 reti. Attribuire dei meriti esclusivamente ai singoli reparti sarebbe stato riduttivo, per questo motivo crediamo sia giusto che le intere compagini riconoscano le proprie colpe, con la consapevolezza di poterle migliorare e la determinazione di ottenere un immediato riscatto. Troviamo poi il responsabile tecnico Sergio Ponzio, avvio disastroso per i Blancos che pagano dazio all'esordio nella massima serie. Tutti però si aspettavano una prestazione diversa nello scontro diretto con il Nautilus, che esce invece vincitore con un netto 0-3. Guadagna a suo malgrado il primo posto Mister Piperno con il suo tiki-taka ridimensionato nel big match con i pluricampioni del Crala Angelini. Esteta del bel calcio che coniuga classe ed eleganza con il giusto tocco di spensieratezza che rende tutto meravigliosamente piacevole. Nello sport tuttavia conta chi vince e i giallorossi mancano nuovamente l'appuntamento con il definitivo salto di qualità. Tra i migliori al terzo gradino staziona il bomber della Pentagono Pescara Attilio Di Nicola, autore di una doppietta nella sfida con il Pescara 1979. Potenza e velocità con grandi capacità nel dribblare gli avversari. Quest'anno si è messo ancora di più a disposizione dei compagni, vestendo spesso i panni dell'assistman, un giocatore imprescindibile nello scacchiere del patron Pincelli. Medaglia d'argento per Enrico Bicocca, che sembra aver trovato la giusta quadratura alla folcloristica zero stile. Da mina vagante a potenziale outsider, la formazione del tandem Barbetta di Virgilio può concretamente ambire a posizione di vertice. I top di giornata sono Franco Sorbello dell'Ortona City e Nicola Rulli del Coalpi Soccer. Poker di reti per entrambi i terminali offensivi, che dimostrano un evidente feeling con il gol. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao! La classifica di Serie A, appunto, over 40, Pescara, ovviamente la classifica molto poco piena di amore, Pescara 2000, Edo Bubù del mio grandissimo compagno di squadra, Ugo Dragone, Stapler 3 punti, Prosacco, Real Colonnetta, CTV, Real Teatro, Amatori Foro e Enzo Laurenzio 1, Vino Carli, la zona Miral e New Avenue Bar 0. Per la B, anche qui stessa storia. 3 punti per Delfino, DL, la Romagnola, Ortona City e Wonder 40, 1 punto per Atletico Ponzio e San Vito, a quota 0 per Pescara Smile, Montenegro, PDS, Dea Calcio e Pianella. Erotticavo. Sì, infatti dicevamo appunto della riforma del mondo over 40, alcune piccole precisazioni. Chi ha più di 40 anni non può giocare in prima e in seconda categoria in contemporanea, questa è la famosa leggenda che viene perpetrata di stagione in stagione. Per quel che riguarda invece la formula, le prime 6 della Serie A e le prime 2 della Serie B daranno vita alle Final 8 per il titolo provinciale, poi diciamo non le rimanenti, ma la settima, ottava, nona e decima della Serie A e la terza, quarta, quinta e sesta della B daranno vita alla Coppa Wisp, quindi si dovrà lottare sia per accedere alle Final 8 per lo scudetto e sia per accedere alla Coppa Wisp, dove invece la passata stagione partecipavano tutte le squadre che non rientravano tra le prime 8 del campionato. Detto questo, andiamo a vedere il prossimo turno della massima serie, dove il Crala Angelini sarà impegnato contro il Nautilus che questa settimana ha avuto la meglio a domicilio della Ponzio. Si può però dire che le partite da annotare sono innanzitutto l'anticipo del sabato, dove il Nocciano ospita la DL, l'Atletico Giama che appare sempre più in crisi, che affronta l'Adriatica, e la Zero Stile che va a far visita al Coalpi, e finalmente la Zero Stile vedremo giù la maschera, di, che pasta, di che pasta è fatta. Abbiamo con noi però Mister Galanti del Crall Nautilus, che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, 3 partite perché ha riposato il secondo turno, ha raccolto una sconfitta di misura contro l'altra capolista che è la Zero Stile, e poi 2 vittorie, una contro la Prosacco e un roboante 0-3 contro Atletico Ponzio. È una squadra, l'ho vista all'opera, ha diverse individualità specialmente davanti. Poi se gioca Gerardo Pace è un'altra, scherziamo con Gerardo che lo sa. Zitto. Sono però comunque le classiche partite dove avete tutto da perdere. Sicuramente. Poi credo che sia, è una squadra che ha fatto 5 gol e credo ne abbia subito un paio solamente. Quindi una squadra ben organizzata, e i numeri lo dicono. Quindi è una neopromossa, i risultati gli stanno dando e voglia di far bene, e incontreranno noi, quindi sicuramente ci metteranno quel qualcosa in più rispetto alle altre partite, perché così è,
e speriamo che sia una bella partita. Verrà risolto da nuovo acquisto. Sì. Abbiamo detto Dario Hubner. Pronto, pronto al debut, però saremmo onorati, quindi Dario Hubner forse l'ho preso. Spero in uno 0-0 del big match. Ma spero anche il Firmo adesso. Fuori casa. Firmo adesso. Per la Serie B invece anche qui quinta giornata, poi la sesta ci sarà il riposo, perché la Serie B comunque avendo 4 giornate in meno rispetto alla massima serie osserverà 4 giorni di riposo lungo il proprio cammino. Per quel che riguarda appunto l'Utopia Pub che sarà impegnata in casa contro il Cugno di Calcio, reduce dal primo successo nel mondo Wisp 2-0 contro la Virtus Penne. Il, diciamo, il restante quadro si vede la Pentagono Pescara che affronta quello che una volta era il derby contro l'Atletico Villanova, invece il Pescara City che in serie positiva affronterà il Villarreal per una partita tra due squadre che sono due potenziali outsider e che quindi probabilmente cercheranno di dare spettacolo. Tornando invece a Mirko Venturini, capitano dell'Utopia Pub, dicevamo sfida lunedì sera contro il Cugnoli. Anche per voi una partita difficile, perché il Cugnoli in casa è una squadra, fuori mi sembra che ne sia un'altra, visto che comunque quando va fuori cerca in qualche maniera di limitare i danni, come si suol dire. Mister Innamorati, come preparerà questa partita? Come tutte le partite, finali, sono tutte finali, noi facciamo tutte finali e fine dell'anno vediamo quante ne abbiamo vinte, quante ne abbiamo perse, quante ne abbiamo pareggiate. Non facciamo calcoli, noi entriamo ogni volta indipendentemente contro chi giochiamo. E in tribuna invece mister Marcella come sta andando? No, mi ha dichiarato proprio, ha detto quest'anno noi Presidente vinciamo. È stato squalificato. Non penso che prenderà per è stato buono. Squalificato. No. Presidente, c'ha l'esilio, sta al pub, ci aspetta. Ma non prenderà per buono qualsiasi cosa. Anzi, lo ringrazio perché ci ha offerto 4 shuttle se vinciamo lunedì contro il Cugnoli. Poeta. Grazie Presidente. Sì. E nulla, noi entriamo ogni volta in campo per vincere, per fare quello che prepariamo durante la settimana. Comunque, visto come hai detto che il Presidente ha detto vinciamo, è passato da quello che viene, poi facciamo una cosa andiamo per vincere. Quindi. Non accetterà niente qua da sotto la promozione, proprio come l'ha detto con ferocia, battendo il pugno sul bancone. Dipende da che ora l'ha detto, se è andato tardi. Un po' come è successo con la Zero Stile, quest'anno si deve vincere e basta. Sì. Devo dire che è tutto, visto che non riusciamo a spillare questo la birra, il nome. Spillare il nome. Vedi che almeno dobbiamo... le presenze in C1, questa è la domanda. Non ci ha mai giocato, giuro. Possiamo chiudere, chiudiamo così. Chiudiamo così, ringraziando i nostri ospiti, grazie a Mister Galanti del Calangeri, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per il campionato. Buon campionato a tutti. Ringraziamo anche Mirko Venturini, capitano di Utopia Pub, costretta a vincere dal Presidente. Grazie Mirko, in bocca al lupo. Grazie, vorrei salutare Daniele Onorino che ha subito un intervento per un infortunio, anche se è più carino adesso che si è operato. E vabbè, Benedetto Tognoli, che quello si fa male ogni scesa dall'autobus, è infortunato. Dicono che si è fatto male in campo, ma effettivamente stava scendendo dall'autobus per venire a giocare lunedì, quindi noi non lo consideriamo lui come giocatore. Grazie a tutti. A me non resta che ringraziare Marco Maselli della regia, voi che ci avete seguito, e Riccardo anche questa sera che ci ha lietato con la sua presenza. Come sempre, chiusura, sì. Chiusura dedicata a te. Saluto tutte le lettrici di Novella 2000. Grazie a tutti per la cordiale attenzione. Ci congediamo come sempre con la rubrica dei gol settimanali. Nuovamente vi consigliamo di restare aggiornati sul sito Wisp Magazine. Rubrica dei gol settimanali. Arrivederci a 7 giorni.